Pietre e cristalli rari sono stati rinvenuti in quasi tutti gli studi archeologici sulle culture antiche. Purtroppo, molte delle civiltà più antiche non avevano modo per registrare la loro storia a causa della mancanza di un mezzo di comunicazione o di un linguaggio scritto, poiché la maggior parte delle informazioni veniva tramandata oralmente. Tuttavia, la ricerca su queste antiche civiltà ci ha portato a capire che queste culture perdute vivevano in tandem con la Terra e con i cicli dei corpi celesti e delle stagioni, per cui è logico che le pietre trovate in questi siti, adornate con i loro abiti, collocate in luoghi di sepoltura e applicate a quelli che sembrerebbero essere strumenti rituali, avrebbero avuto un ruolo enorme nella loro pratica religiosa e spirituale. Ancora oggi, mentre diventiamo sempre più estranei e alienati all'interno del nostro lavoro, nella corsa al consumo, una parte della nostra anima desidera ancora il legame con la terra che avevamo un tempo, un legame che ritengo vitale. Con l'avvento di internet, sempre più persone hanno accesso a una fonte quasi illimitata di informazioni e le barriere di accesso alle pratiche spirituali basate sulla terra si stanno costantemente abbassando. Ma che ne è della scienza? Si potrebbe chiedere, c'è qualche prova effettiva che queste rocce facciano qualcosa di più che apparire belle su una mensola o un altare? La risposta è semplice, sì. Ogni cosa sulla Terra ha una vibrazione, ha una carica. Ogni atomo in un universo vibra a una frequenza specifica, che è generalmente determinata dalla composizione dell'oggetto. Ciò significa che ogni cristallo e ogni pietra ha una propria frequenza vibratoria e che queste frequenze vengono rilasciate sotto forma di onde che possono essere rilevate da strumenti scientifici. È molto probabile che nella vita di tutti i giorni facciate uso di queste proprietà e forse nemmeno lo sapete. I cristalli sono utilizzati in molti beni di consumo per le loro proprietà di risonanza acustica, ad esempio orologi, pendoli, radio, computer, cellulari. Tutti questi dispositivi si affidano al potere dei cristalli vibranti e alle loro proprietà uniche per funzionare correttamente. Sebbene sappiamo che antiche civiltà come i Sumeri, gli Egizi, i nativi americani e i cinesi utilizzavano i cristalli e ne ornavano gli strumenti e gli abiti, non conosciamo il modo esatto in cui queste pietre svolgevano un ruolo nella loro vita quotidiana. Abbiamo alcuni scritti di storici antichi come Plinio il Vecchio, ma questi scritti sono pochi e non approfondiscono molto l'uso pratico di queste pietre. La pratica moderna prende spunto dalle informazioni che abbiamo su queste culture e le combina con pratiche più moderne ed è fortemente influenzata dalle tradizioni orientali, come il lavoro sui chakra, anch'esso praticato da migliaia di anni. Anche se non sappiamo ancora e non c'è un modo giusto o sbagliato di usare i cristalli, essi hanno proprietà misurabili ed è probabile che siano più efficaci se usati in modo che tenga conto di queste proprietà fisiche. In genere, gli strumenti rituali servono per aiutarvi a focalizzare e dirigere le vostre energie e intenzioni, ma i cristalli sono una fonte di potere a sé stante. Ad esempio, spesso usiamo una bacchetta o un atame per dirigere le nostre energie. O accendiamo una candela per rappresentare l'elemento del fuoco e dell'aria, per accendere la nostra attenzione al manifestare di successo, e l'uso di questi strumenti è tipicamente molto personale e varia da praticante a praticante. Le proprietà intrinseche dei cristalli, invece, significa che ad esempio un cristallo di tormalina nera lavorerà sempre per respingere le energie negative intorno a noi e un cristallo di quarzo lavorerà sempre per esercitare l'energia negativa e amplificare le nostre concentrazioni. Naturalmente ognuna di queste proprietà di queste pietre può essere utilizzata in vari modi, ma le loro proprietà intrinseche dovrebbero guidarvi nel modo in cui scegliete di applicarle. Si potrebbe quindi filosofeggiare a lungo sul tema dei cristalli, come si è fatto per migliaia di anni. Ma non è questo il mio scopo in questo video. Ci si potrebbe far avvolgere dalla scienza e dalla storia, perdendo inavvertitamente di vista il punto. I cristalli e le pietre preziose sono qualcosa che con un po' di conoscenza di base si può iniziare il proprio viaggio e si imparerà molto di più usandoli nella vita di tutti i giorni di quanto si possa imparare su qualsiasi fonte di libri. Dedicate un po' di tempo ad apprendere le nozioni di base e inserite quelle che vi interessano nella vostra pratica in modo che si adatti tutti al vostro scopo.